possiamo tornare qui in studio per collegarci nuovamente direttamente con Lecce, vedere la partita e sentire anche le prime reazioni. Emiliano Cirillo. Buonasera ancora dallo stadio di Via del Mare. È stato un pareggio 0-0 tra Lecce e Sassuolo. A Lecce era sufficiente un punto. Il punto è arrivato appunto con questa partita. Che possiamo vedere le immagini della gara. Vediamo un po' se possiamo vedere dunque le immagini della partita. Adesso ho il ritorno anche io. Una partita 1-0-0 sterile. Lecce è partito subito in attacco con una conclusione di Defendi al lato, poi c'è stata la reazione del Sassuolo con una conclusione del bomber Zampagna con pallone al lato. Quindi al 20° si è fatto vedere Marilungo che però ha colpito debolmente davanti al portiere. Ecco la conclusione di Marilungo parata da Pomini. Poi c'è stata una incursione di Angelo con conclusione centrale respinta da Pomini che si è disteso e ha messo il pallone in calcio d'angolo. Il primo tempo si è chiuso con una punizione di Gorzegno al lato. Ripresa Pioli e De Canio molto sereni, 1-0-0 utile ad entrambe le squadre. Di Michele per Bergognò, la parata del portiere Pomini in calcio d'angolo. Quindi Vives al 29° con una conclusione parata dal portiere Pomini. Ha fatto davvero poco il Sassuolo per rovinare la festa al Lecce. Ma andiamo a sentire i protagonisti, sentiremo subito l'artefice di questa promozione, De Canio, che forse è stato l'unico che dal primo momento ha creduto nelle potenzialità della sua squadra e dei suoi giocatori. E poi sentiremo Semeraro che ha festeggiato questo ritorno in Serie A. Possono partire le due interviste. È una bellissima emozione, anche se ormai nel tempo abbastanza preventivata, però è sempre bello poi riuscire nell'atto finale. Ma lei aveva programmato un campionato strepitoso come questo? Dica la verità. Io ho sempre pensato, anche nelle forme contrattuali, ho messo delle clausole in questo senso. Nessun allenatore, nessuna persona gioca mai per accontentarsi o per partecipare. Il motto di De Coubertin è valido fino ad un certo punto. Uno cerca di esprimere sempre il massimo e di essere protagonista. L'ultima promozione è sempre la più bella? Beh, questa è veramente bella perché è il risultato di un progetto preciso che abbiamo portato avanti sin dall'inizio, con grande efficacia, con grande perseveranza, convinti come eravamo che sarebbe stato il prosieguo della nostra squadra. Abbiamo raggiunto il successo, forse inesperatamente, però siamo felici di aver raggiunto questo successo, siamo felici di aver realizzato questo successo anche attraverso questo progetto. E da domani si pianificherà già la Serie A, si metteranno subito al lavoro il presidente Semeraro con De Canio. Bene, è tutto da Lecce. Lecce raggiunge il Bari in Serie A, l'anno prossimo ci sarà il derby in Serie A. Viva la Puglia, linea allo studio.